E siamo felici, vedo gente che sta ricredendo nel Natale e soprattutto stiamo ricredendo nel turismo qui a Deliceto. Stiamo vedendo che con questi numeri, questa prima giornata, Deliceto è il paese che sta portando più turismo nel periodo di Natale in Capitanata e questo non fa altro che riempirci di orgoglio. Siamo tornati bambini. È uguale per me, è tutto bello. Sembra molto interessante, sì. Sembra anche ben organizzato. C'è un'attrazione che le piace in particolar modo? È il punto enogastronomico giù. La stanza di Olaf a me. Babbo Natale. Tutto, mi piace la vita! Sicuramente l'atmosfera magica che hanno creato, hanno saputo gestire in maniera egregia. Oh, oh, oh. I bambini sono fantastici perché hanno una fantasia veramente senza limiti e le richieste sono quelle di giocattoli come tutte le volte, però c'è anche qualcuno molto più sensibile che chiede la pace nel mondo, chiede la pace nella famiglia, insomma sono bambini che non ci tengono solo ai giochi ma anche a qualcosa di più sentimentale, di più dentro. Non potevamo trascurare l'elemento ovviamente legato all'eccellenza del cibo e soprattutto del cibo del territorio, perché è l'elemento ovviamente di valorizzazione che più ci caratterizza. Quindi chiaramente anche nel Castello del Natale abbiamo allestito uno shop natalizio con tutti i prodotti ovviamente locali proprio del comune di Deliceto, limitrofi e ovviamente legati a quelle che sono le tradizioni natalizie, quindi panettoni, spumante, vini, pasta eccetera. Guardi, sta andando molto bene, è pieno di gente, è super felice. Come mai lei è così felice? Beh, perché è Natale e sono qui al castello, che è splendido, l'avete visto?